Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gioconi X Vapo. Sono qua da solo in questa location un po' insolita. Sono nel mio orto perché causa coronavirus abbiamo deciso appunto di fare i video ognuno per conto suo, perché abbiamo paura giustamente di infettarci uno con l'altro. Oggi vi presento il Dead Rabbit V2. Ed eccoci qua con il Dead Rabbit V2. Come se ci conoscete, sapete che per noi il Dead Rabbit ci siamo molto molto affezionati. Tra l'altro ne abbiamo tre, due SQ e un 24 mm. Passiamo comunque a questo qua, Dead Rabbit V2 Perfectus. Dead Rabbit V2, la colorazione che è full black, è il vape, e qua abbiamo il contenuto della scatola, le varie feature, lo scratch and check per originalità, le classiche avvertenze che abbiamo sugli atomizzatori. All'interno troviamo il nostro Dead Rabbit V2, scatolino con parte di ricambio dove dentro abbiamo due bruguline, una per il fissaggio del pin, un cacciavitino, o-ring di ricambio, un altro drip tip, riduttore 510, un manuale di istruzioni, vi è presente anche l'italiano, e un adesivo 24 mm. Adesso vi faccio il confronto con il vecchio. Questo è il Dead Rabbit 24 V1. Sostanzialmente il deck è identico, tranne per la vasca del liquido, che è molto 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 più grossa. Abbiamo una capienza liquido molto più evidente. Le torrette di fissaggio, che mentre in queste erano state fatte dritte, queste sono state fatte leggermente in obliquo per poter fissare meglio il coil. Una miglioria che è stata fatta su questo V2 è appunto lo scasso per avere lo stop del barrel, perché nella prima versione il barrel a voi continuava a girare. In questa versione abbiamo la possibilità, con questo dientino, di andare a girare e a bloccare il barrel. E inoltre vi serve anche, se voi volete parzializzare l'aria e avere solo una piccola feritoia aperta, potete poi spostare di conseguenza appunto il barrel fronte coil. Questo poi ve lo farò vedere una volta rigenerato. L'aria cambia di parecchio, perché oltre a creare la classica asola come nella vecchia versione, che sembra leggermente più grossa, però comunque la sua caratteristica delle prese d'aria che picchiano verso il basso è uguale. Inoltre hanno creato una presa d'aria che anche lei va verso il basso, ma a nido d'ape, quindi voi potete scegliere appunto se avere l'aria tutta aperta o a nido d'ape. In confronto con il predecessore, a me l'asola sembra molto più grossa, sia come spessore che come larghezza. Tip, hanno inserito il loro nuovo tip, quello antiallergico, quello appunto creato in questo materiale AG+, O-ring all'interno del cap. Con la parzializzazione dell'aria voi avrete una cosa di questo genere. Qua sotto abbiamo Dead Rabbit V2 RDA, il simbolo di in collaborazione con Heaton, youtuber americano, come per la prima versione, ci è smaltimento e il vape. Ora andiamo alla rigenerazione. Come rigenerazione utilizzerò due Alien. Come predecessore, se voi tenete le coil centrate, avrà una produzione maggiore di vapore e per un utilizzo più cloud chasing. Se invece le portate più verso l'esterno, in modo che la coil vada estremamente sulla fine delle torrette, avrete una produzione migliore di flavor. In questo modo, vedete? Se voi portate la coil
più verso l'esterno della torretta, ovviamente la coil sarà più vicina alla presa dell'aria, avrete un maggior flavor da questo lato. Ora attivano perfettamente, posso passare a cotonare. Tagliamo ora le eccedenze, prendetene sempre un pochettino in più, in questo modo. Ora posizioniamo il cotone nelle vasche, molto più abbondante rispetto alla prima versione. Cercate di restare dentro a questo dentino di fermo. Ora ho messo il barrel, l'ho posizionato anche su una box, per farvi vedere appunto questa cosa qua, guardate. Prima nel predecessore voi giravate, il barrel girava interamente, invece qui avete il dentino del blocco. Inoltre, quando mettete su foglio d'aria grosso, ma volete appunto parzializzarla in questo modo, cosa succede? Così avete metà coil, quindi girate il barrel in modo da avere comunque sempre la coil fronte foro, anche se andate a diminuire l'aria. In questo modo, vedete, noi apriamo tutto. Lo proveremo prima con l'aria a nido d'ape. Bene ragazzi, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Bene ragazzi, innanzitutto volevo ringraziare Vape & Vault che ci ha dato la possibilità di poter recensire questo Atom. Come sapete noi siamo abbastanza legati al Dead Rabbit, infatti ne abbiamo tre, due SQ e uno un 24 mm. Che dire di questo nuovo V2? Allora, innanzitutto è stata ampliata un pochettino la vasca, le torrette modificandole così inclinate si ha più spazio rispetto al precedente per poter tagliare i fili, hanno allargato di parecchio le asole dell'aria. E infatti è diventato molto ma molto più arioso. Abbiamo la possibilità di parzializzare con i fori che abbiamo un tiro più o meno chiuso. Io adesso ci sto svapando Project One di Vape Industry, che ha una torta alle nocciole e castagne, due coil complesse 0,16 90 watt. Come vedete di vapore ne fa. Io adesso o comunque la parzializzazione dei fori e si ha un tiro da cloud un po' chiuso. Se apro totalmente i fori, le asole è praticamente un tornado, perché è aria a manetta, proprio un dispositivo da cloud molto molto spinto. Vedete, di aria ce n'è. A livello aromatico niente da dire, top, veramente veramente top, classico da Dead Rabbit. Con l'aria così aperta è più arioso di un Gun 1.5, quindi potete immaginare quanta aria riuscite a incamerare. Anche così aperto comunque, con le due alien che ho messo lì nella rigenerazione, rende tantissimo. Ora provo a parzializzare per poter chiudere leggermente l'asola dell'aria in questo modo. Anche con l'asola dell'aria parzialmente chiusa, in più ruotando il barrel per poter mettere comunque il foro aria fronte coil, diciamo che lo preferisco un po' di più, perché viene smorzato un pochettino appunto dall'aria, ma aromaticamente rende comunque tantissimo. Il miglior uso secondo i miei gusti è con l'aria a nido d'ape. E niente ragazzi, un bel dispositivo, un bel RDA, ve lo consiglio se siete amanti del cloud chasing o un cloud semi chiuso o un cloud molto aperto. Ringraziamo ancora Vape & Vault che ci ha dato la possibilità di recensirlo. E niente, basta, vi aspetto con il prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, tutte le cose social che normalmente vi lasciamo sotto i link in descrizione. L'ultima svapata mia, vi saluto. Va bene, ciao.